Sono 50 solo nella provincia di Parma i dipendenti di Poste Italiane che rischiano di perdere il posto di lavoro per la decisione dell'ente di effettuare una riduzione a livello nazionale. Proseguono a Berceto i lavori di costruzione della nuova caserma dei carabinieri in via Francesco di Sales. Sono stati ultimati il garage e il muro di contenimento perimetrale. Hanno avuto avvio i lavori di raccordo stradale sul viadotto del torrente Grontone tra i comuni di Berceto e di Terenzo per un importo di oltre 193.000 euro. Il gruppo Alpini di Albareto verserà 4.060 euro alla sezione provinciale come contributo alla raccolta fondi a favore delle popolazioni terremotate della Bassa Emilia. Si è tenuto a Bedonia il secondo appuntamento con la rassegna Il Venerdì in Musica. Sul palco si esibiscono gruppi musicali della Valtaro. Lo scorso venerdì è toccato al gruppo degli Stress. Continua il momento felice del basket maschile borgotarese. Il settore giovanile della Valtarese 2000 ha recentemente vinto altri due tornei Under 15. Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'informazione locale di Radio Tele Appennino Parma. Sono 50 e solo nella nostra provincia i dipendenti di Poste Italiane che rischiano seriamente di perdere il posto di lavoro per la decisione dell'ente di effettuare una riduzione a livello nazionale. I dettagli nel servizio. Anche la regione Emilia-Romagna, come ha già fatto la provincia di Parma, aprirà un tavolo permanente di confronto per monitorare la situazione degli uffici postali nelle zone montane. L'ente Poste Italiane S.p.A. ha infatti annunciato di voler procedere entro la fine del 2013 alla riduzione a livello nazionale di 12.000 dipendenti, di cui 400 in Emilia-Romagna e 50 in provincia di Parma. I tagli di personale verrebbero effettuati mediante la soppressione di numerosi uffici postali per periferici considerate da Poste Italiane alla stregua di unità improduttive che causerebbero delle perdite finanziarie. Tale impostazione è però fortemente contestata dagli enti locali che fanno rilevare come a livello nazionale Poste Italiane abbia fatto registrare nel 2011 un utile di bilancio pari a 846 milioni di euro e possa pertanto permettersi di tenere aperti per ragione di ordine sociale anche alcuni uffici con bilancio in passivo. A tal scopo la provincia di Parma e i comuni montani del Parmense, che sono quelli maggiormente colpiti dai tagli, hanno deciso di avviare delle misure atte a contrastare la linea aziendale perseguita da Poste Italiane e anche la regione Emilia-Romagna si appresta a fare altrettanto. Ho chiesto all'assessore regionale Simonetta Sagliera, che ha la delega alla valorizzazione della montagna, di convocare da subito un tavolo, e mi è già stato assicurato che questo avverrà nei prossimi giorni, che monitori tutta la situazione a livello regionale e che tenga uno strettissimo collegamento con gli amministratori locali, con le province, con i sindacati, con i consiglieri regionali e con i parlamentari, perché questa iniziativa fortemente preoccupante per tutti noi, perché come noto l'ufficio postale è innanzitutto un servizio sociale soprattutto nelle zone nostre di montagna, venga riconsiderato e soprattutto prima di prendere o adottare decisioni definitive venga questo concertato fra il livello nazionale e i livelli locali. La responsabile del settore affari generali del comune di Borgotaro, Angela Bicocchi, avverte, informa gli interessati che fino al 10 agosto si potrà presentare domanda per ottenere alloggi popolari. Gli interessati potranno ritirare il modello relativo e chiedere informazioni presso l'ufficio di segreteria. Proseguono a Berceto i lavori di costruzione della palazzina destinata ad ospitare la locale stazione dei carabinieri. Qualche anno fa il comune aveva individuato un terreno in via San Francesco di Sales a ridosso del centro urbano e sovrastante il campo sportivo, mettendolo a disposizione gratuitamente, e commissionò un apposito progetto che dopo il conseguente iter burocratico venne approvato dal Provveditorato regionale delle opere pubbliche di Bologna, ottenendo il finanziamento del Ministero delle Infrastrutture. Nella primavera dello scorso anno la ditta che ha appaltato i lavori ha iniziato e dopo un rallentamento dovuto al periodo invernale sono ripresi proprio la scorsa
primavera. Al momento, dopo la posa delle fondamenta della struttura, sono stati ultimati i garage ed il muro di contenimento perimetrale. A Berceto la stazione Carabinieri esiste sin da dopo l'unificazione del Regno d'Italia e dal 66 è ospitata in uno stabile di proprietà del comune, risultato da tempo però insufficiente per le esigenze operative e logistiche dei carabinieri. E restiamo a Berceto perché hanno avuto avvio i lavori di raccordo stradale sul viadotto del torrente Grontone che è posizionato tra Berceto e il comune di Terenzo. Hanno finalmente avuto avvio i lavori di raccordo stradale sul viadotto del torrente Grontone tra il comune di Berceto e quello di Terenzo. La giunta di Berceto ha approvato il progetto esecutivo e i provvedimenti conseguenti con l'acquisizione dei terreni interessati dalle opere. Come si ricorderà, sono già stati realizzati lavori di ammodernamento sull'autostrada A15 nel tratto da Fornovo alla galleria di Valico, tronco Selva Frontone. Nei lavori di completamento, la cui ultimazione è avvenuta nel marzo 2006, si è reso necessario realizzare tre nuovi viadotti, Taro II, Taro III e Grontone, in sostituzione degli esistenti Taro II, III, Rio Brune, Rio Rugoloni e Grontone, poiché nel tratto interessato è stato modificato l'andamento plano altimetrico del tracciato autostradale. In particolare per l'attraversamento del Rio Brune e del torrente Grontone è stata realizzata un'unica opera, un ponte della lunghezza di 321 metri circa. Il progetto è stato preventivamente sottoposto a procedura di verifica sull'impatto ambientale. La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha espresso la propria decisione in merito. In particolare l'articolo 51 della delibera recita che è previsto il mantenimento della carreggiata nord dei ponti sul Rio Brune e sul torrente Grontone a seguito degli accordi presi con le amministrazioni dei comuni di Berceto e Terenzo per il mantenimento di questi manufatti che possono essere riutilizzati per la viabilità comunale. Così che Berceto, con riferimento agli accordi a suo tempo intervenuti circa l'utilizzo ai fini della viabilità intercomunale del dismesso ponte autostradale, ha chiesto all'autocamionale della Cisa che vengano realizzate le opere di allacciamento alla viabilità ordinaria esistente allo scopo di rendere la struttura immediatamente utilizzabile. La Giunta comunale nel novembre 2009 ha approvato in linea tecnica il progetto preliminare di massima dei lavori di raccordo stradale sul viadotto Torrente Frontone, elaborato approssimativamente dall'autocamionale e trasmesso agli uffici comunali con nota del 31/10/2007 per l'importo di 193.181,38 euro complessivi. Si rende ora necessario ed urgente provvedere alla riattivazione della viabilità in zona, gravemente penalizzata dall'impossibilità pratica di raggiungere con automezzi il nuovo ponte che permetterebbe l'attraversamento del torrente e del rio, rendendo oltremodo lungo e difficoltoso raggiungere le zone di Garbuso, Grontone e Isola di Grontone e le altre località delle frazioni di Pagazzano e Pietra Mogolana del territorio comunale. L'intervento è ritenuto pienamente compatibile rispetto ai valori paesaggistici della zona e congruo rispetto ai criteri di gestione dell'area interessata. Ed ora una comunicazione di servizio. Il concerto di Emma Marrone, previsto a Borgotaro per il prossimo 22 agosto, ha subito una variazione nella data, poiché si è inserita una nuova tappa al sud d'Italia nel tour della cantante, precisamente Macerata, in un primo tempo non prevista. Quindi il tour al nord è posticipato di qualche giorno. L'organizzazione comunicherà quanto prima la data ufficiale, che sarà comunque entro la fine di agosto. E ora ci spostiamo ad Albareto, dove il gruppo Alpini ha versato ben 4.060 euro alla sezione provinciale Alpini di Parma. Un aiuto in più, un ennesimo aiuto che arriva dal nostro territorio per le popolazioni terremotate dell'Emilia. Il gruppo Alpini di Albareto verserà 4.060 euro alla sezione provinciale di Parma come contributo alla raccolta fondi a favore delle popolazioni terremotate della Bassa Emiliana. Di questi, 500 euro sono stati offerti dalla Comunaglia di Gotra, 540 dal coro Voci della Val Gotra che li ha raccolti in occasione di un concerto benefico e 3.020 euro costituiscono l'intero ricavato di una serata conviviale le cui spese di organizzazione sono state sostenute con la cassa del gruppo Alpini di Albareto. Anche noi abbiamo raccolto l'invito del nostro capogruppo Azzi cercando di raccogliere nel nostro piccolo gruppo un qualcosa di abbastanza sostanzioso per donare alle popolazioni terremotate. Il modo che noi abbiamo ritenuto più giusto e più idoneo per raccogliere un po' di soldi, diciamo una cifra abbastanza consistente, è stato quello di investire la nostra cifra di partenza, investirla in materie prime e organizzare una cena
aperta a tutta la popolazione del Barreto, non solo degli alpini. A questo proposito intendo ringraziare i cuochi, tutti quelli della Fiera del Fungo del Barreto che gratuitamente si sono prestati a preparare questa cena. Il primo intervento che si era prefissata la sezione provinciale parmense dell'Associazione Nazionale Alpini, ovvero l'acquisto di un container per la conservazione dei viveri, è già stato abbondantemente raggiunto, per cui questi fondi verranno destinati ad un altro obiettivo ancora da stabilire.